Ah, buongiorno, fratelli e sorelle rossonere, buon pranzo a tutti, benvenuti nel secondo appuntamento quotidiano sul canale YouTube ACM Style. Bentrovati ragazzi, bene, spero che il video di stamattina vi sia piaciuto. Abbiamo parlato un po' di società, un po' di tutto quello che è oltre il Prato Verde, perché è anche giusto ogni tanto puntualizzare. Qualcuno mi ha risposto, vabbè, sono solo parole, ma i fatti Red Bird non li ha fatti, ok, non ha fatto ancora niente, è tutto da vedere, le altre società si sono mosse e Cardinale non ha fatto nulla. Se io dico una cosa, cioè il fatto nulla è relativo, non avrà fatto ancora nulla per quanto riguarda il rafforzamento della squadra, semplicemente perché la squadra non era sua prima, ok, c'era in mezzo un passaggio societario e non poteva fare granché. Vedremo adesso nel mercato di gennaio le prime mosse. È chiaro che il mercato di gennaio è notoriamente un mercato di riparazione dove non ci sono grossi affari da poter concludere, non ci sono scadenze, ok? Ci sono degli affari, diciamo, diversi rispetto al calcio estivo. Quindi se farà qualcosa vedremo a gennaio, lasciamolo lavorare. Intanto sta costruendo i mattoncini di una grossa società, di una grossa azienda, perché un'azienda che lavora come si deve innanzitutto mette le basi, ok? E poi comincia a tirar su la casa. Ed è quello che sta facendo esattamente Red Bird e Cardinale. Aspettiamo gennaio, vediamo cosa ci porterà gennaio. La notizia del giorno che ha un po' sconvolto tutti e che riguarda comunque quello che era un obiettivo del Milan è la valutazione fatto al piccolo fenomeno Mudryk dello Shakhtar Donetsk. Sappiamo che il ragazzo non ha un valore così strepitoso a livello di mercato, vale intorno ai 15-16 milioni, perché è un, chiamiamolo pure astronascente, un esterno di grande potenzialità, grande classe e grande capacità. Però lo Shakhtar ha fatto sapere che il valore del cartellino del suo ragazzo è intorno ai 100 milioni di euro, il che ha spiazzato praticamente tutti. Ovviamente è un invito a non rompere le scatole e non andare a acquistarlo, perché un giocatore che gioca nel campionato ucraino, con tutto il rispetto per il campionato ucraino, chiedere 100 milioni quando ha ancora quasi tutto da dimostrare mi sembra una cifra fuori da ogni logica e ogni possibilità. Lo stesso ragazzo ha fatto una dichiarazione molto importante in cui dice: sono scioccato di quello che chiede la mia società per potermi vendere, perché in questo modo mi preclude tutte le opportunità per andare a giocare in un calcio che conta, nel calcio europeo o nel calcio in generale internazionale, e i miei sogni così vengono spezzati. Quindi una chiara dichiarazione da parte del ragazzo anche verso la società di dire: siete dei pazzi, comunque avete messo un prezzo inaccessibile e io sono obbligato a stare qua quando i miei sogni sarebbero altri, come i sogni di tutti i ragazzi che giocano in campionati minori, sono quelli di fare il grande salto, no? Mi sembra normale. Valutazione che sicuramente, se insistono su questa valutazione, ripeto, lascerà il tempo che trova, rimarrà esattamente com'è fino al 2026, che è la data di scadenza del suo contratto. Invece veniamo in casa nostra, e in casa nostra quello che ci riguarda più direttamente, anche se in maniera indiretta ma comunque ci riguarda, è la situazione di giocatori entrati e giocatori in uscita, quello che concerne appunto il Chelsea e il Milan. Sappiamo che il Chelsea a diverso tempo comunque continua ad essere insistente su Leao, ma potrebbe mollare la presa ben presto. Perché? Perché è intenzionato il Chelsea a pagare la clausola rescissoria di un altro giocatore. Un giocatore che conosciamo molto bene, gioca nel Barcellona, è Dembélé, ok? Che non sta facendo chissà quali faville, ma chiaramente in un ambiente non idoneo a lui, perché in questo momento non è adatto per il giocatore. Scadenza del contratto 2024, il Chelsea vorrebbe acquisirlo pagando la clausola rescissoria, che è di 50 milioni. Capite che 50 milioni sono molto meno rispetto agli 80, 90, 110 chiesti per il nostro giocatore. Ma non è esattamente questo il punto, è che il Chelsea si è già assicurato praticamente in Kunku, ok? Ed è già un giocatore dalle doti fenomenali. In più sta andando a prendere anche Dembélé per una cifra intorno ai 50 milioni, che ripeto essere la clausola rescissoria, quindi capite che potrebbe far felice il Milan da un certo punto di vista di pressione, perché a questo punto
i Blues potrebbero veramente ritirarsi perché sono a posto così, hanno la pancia piena per quello che gli serviva anche sulle fasce esterne. Quindi potrebbe esserci meno pressione anche per il rinnovo eventuale di Leao, anche se in molti e non in pochi stanno ormai sostenendo che Leao partirà a gennaio. Sembra una follia, ma potrebbe veramente succedere per una mera questione economica, perché Leao a gennaio potrebbe ancora valere 100-110 milioni, anche se ritengo essere comunque personalmente una cifra troppo alta, e a giugno non dico che vale la metà quello che può portare a casa, ma sono molti molti meno milioni di euro. Quindi se mai sarà, deve essere fatto a gennaio, e sarà proprio un punto cruciale di svolta a gennaio. Gennaio sarà il punto cruciale per il futuro di Leao. È un bivio: rinnovi, ok, resti; non rinnovi, ok, sei in vendita, ascoltiamo gli acquirenti. Questa è la situazione che purtroppo andrà a profilarsi. Detto ciò, ragazzi, vi auguro buona giornata, noi ci sentiamo come sempre più tardi, sempre, comunque e ovunque, forza Milan e adieu.